Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi ci troviamo a Pont di Valsavaranche con il mitico Alex. La neve è sparita qui in basso. L'obiettivo lo scoprirete dopo. Sigla e si inizia a scarpinare. Io parto già scarponi i piedi, invece il buon Alex ha deciso di mettersi le scarpette e caricarsi la schiena. Vuoi imitare gli Sherpa? Con le Adidas. Ale, non sono neanche le 6, è già chiarissimo, le giornate si allungano a dismisura. La vallata di Valsavaranche si segue per il rifugio Vittorio Emanuele, solita bella strada che attacca su nel bosco. Neve sparita, dove c'era cascata di ghiaccio si vede una bella cascata normale. Ciao amico, sto cambiando già il pelo. Tadan, ecco l'obiettivo del giorno, il Charforon, la via scialpinistica che è la parete ovest, che da qua non si vede, vicino alla Monchaira, i denti del broglio, testa il grande 3 e furà. Abbiamo spallato esattamente fino a 30 metri dal rifugio Vittorio Emanuele, che è là. Ora abbiamo calzato gli sci, il gelo è, ce n'è, ma è, boh, vedremo poi in parete. Poi si attraversa qua a mezza costa tutto questo pianoro fino ad arrivare al colle tra la Monchaira e il Charforon. Lì si attaccherà la parete. Si tralascia il bivio che a sinistra porta la Tresenta, che è lassù. Al colletto sotto la nord del Charforon. Qui pieghiamo a sinistra, attraversiamo sotto gli svalanghi e mettiamo piede sul ghiacciaio di Monchaira. Siamo sul ghiacciaio di Monchaira, nella parete nord, bello chiuso, i buchi sono tutti chiusi. Ora risaliamo qua al pendio ripido sotto le barre rocciose, piegheremo a sinistra per attaccare la parete ovest, questa qua. Lì sotto togliamo gli sci, picca i ramponi e si attacca su di là. Abbandonato gli sci, scarpe, cima al ghiacciaio, di là si va per la normale alla Monchaira, qui davanti. Noi invece adesso saliamo su di qua. Ora bisogna passare sto primo canalino, poi c'è un ripiano e poi c'è il secondo, che è già il sole, cavolo. Così in penna. Questa neve che è balorda perché tiene e non tiene. Questo traverso da fare che non è simpatico. Qui di qua l'esposizione, sono uscito lì in mezzo, non è male. Qua poi anche a scendere ci sarà da divertirsi sicuro. Qua si scavano trincee. Siamo sul pianoro che precede l'ultimo canale.
Già il sole, fate gli occhiali. All'imbocco dell'ultimo canale. Qui sul piano abbiamo belle che tribulato. Alex all'imbocco del canale. Io all'incirca a metà. Dai! Sole caldissimo. Bello dritto, eh. Siamo arrivati alla stretto in uscita, che qua c'è il canale. Wow, che uscitina, spettacolo. Meno male che c'è neve qua, perché altrimenti si tribula non poco. Già si tribula con la neve. Devo uscire qua su roccia, perché di là si sprofonda troppo. Wow, che uscita! Puoi scendere, sarà divertente, va? La calotta sommitale del Charfaron. D'estate quasi fa un laghetto. Ah, guarda, guardate, c'è qualcosina. Bello. In cima al Charfaron. E le nuvole in arrivo dal Piemonte. Era un paradiso. Adesso arriva anche Alex. Ma che bello è sto laghetto. Praticamente mi sono fatto l'anello della vetta del Charfaron. Si arriva da lì, mi sono fatto la crestina fino alla punta nevosa e poi la vera vetta, almeno il punto più alto è qui. Vedete che c'è anche un bel omone. Grande bomber! Fatta anche questa. Anche il Charfaron. Bella. Ce lo siamo portato. Bella giornata. Un po' di nuvole dal Piemonte, visto? Sta arrivando, ma il tempo sta arrivando. Placchettina del CAI. Ravana un po' se c'è. Ho visto qualcosa. Selvatici sti posti, eh? Bello, sì. Io e te. Tutti lassù. Nessuno. Condizioni anche buone dei canali. Sì. Parte un po' di ravanage lì nel piano. C'è andata bene, dai. Ma tanto quello. Si sprofonda anche andar giù. Secondo canalo. Bisogna attraversare in là per beccare il canale dove è Alex. Madonna, come la son vista brutta. Appena spento il video ho beccato sto buco enorme. Mi sono girato al contrario. Fortunatamente sono rimasto incastrato col piede e mi sono fermato con le picche. Qua non tiene già più tanto. Porca miseria. Che strizza, guys. Poi lì si scolletta e dietro gli sci. Dai, siamo alla fine. Che sfacchinata. Finalmente agli sci.
sotto le rochon sul pendiente. Bello, ha già mollato. No. Molto magra la sciata di oggi. Avremmo fatto sci ai piedi 500 metri di dislivello, non di più. Mannaggia. Vittorio Emanuele lì davanti. Rifugio. Tolto gli sci. 5 km a piedi. Che bomba, che giornata. E dava brutto. Rendiamoci conto. E allora noi ciao. Quello. E con questa scena epica di Alex che si mette le Adidas, io direi che vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Faccio un saluto anche a te, Alex. Ciao, alla prossima. Ciao.